Ciao a tutti amici, benvenuti su Millennia. Questa è la demo del nuovo gioco Paradox in arrivo e sono molto curioso di provare questo gioco. Devo ammettere che sono molto contento che la mod sia finalmente disponibile e in questa demo potremo esplorare il gioco per circa 60 turni, quindi vediamo un po' come evolverci. Allora, new game, facciamo un quick start diretto, start bonus. Devo scegliere una nazione. Demorando, così si mette demorando. Adepto, vabbè, sì, andiamo, vediamo un po' come si va a vedere la cosa. Allora, io ho visto poco, perché volevo tenermi la curiosità tutta per giocarmelo qui. Ecco appunto. Eccoci qua. Benvenuto su Millennia. Messaggi come questo ti introdurranno nelle parti di gioco man mano che giocherai. Vabbè. La nostra conoscenza, quella di ricerca, va bene. Ci sono le regioni che si vogliono con questa carta, questo simbolo qua. Abbiamo un'armata, perfetto. Gioco Forex, Steam Civilization, per farvi un esempio basilare. Ah, l'età della pietra, quindi giusto ne siamo nella preistoria. Ne potremmo. Andare di defenses, anche se per me la cosa più importante è sempre scouting, perché è appena iniziato. Vediamo un po' come evolverci. Allora, questo è il nostro. Siamo gli indiani. Tutto ciò. Siamo gli indiani? Siamo gli indiani. Sì. Cultura, vabbè. Questo governo è un governo tribale. Giustamente. Tutto normale, tutto nella norma. Possiamo fare la guardia. Voi chi siete? La warband? No, andiamo o scout e andiamo ad esplorare. Cos'è qua? Va bene. Andiamo in esplorazione. Va bene. No, tu stai a guardia. Vai a guardia. Ah, possiamo costruire, giusto, me l'avevo scordato. Allora, io nel dubbio farei una palizzata. Una difesa è sempre meglio farla. Metti che vengono dei pedoni. Dei pedoni. Dei barbari, cose così. Vabbè, i beni. I beni che troviamo, insomma, li possiamo utilizzare. Va bene. Ignoriamo questi per un turno. Poi portiamo più. Che non ho visto. Ah, un accampamento tribale. Che è pacifico, va bene. Andiamo in turno. Landmarks. Ah, possiamo scoprire delle cose. Ok, ho capito. Ecco, ad esempio, eccolo qua. Questo è un campo dei barbari. Adesso che abbiamo trovato, ci compriamo i coglioni. Questi nomadi, abbiamo trovato un piccolo campo di nomadi, ti spiegano che il loro leader è molto saggio e vuole condividere la sua conoscenza con noi. Io direi che ascoltiamo i suoi consigli. Noi possiamo andare più avanti. Il governo. Bene. Ah, abbiamo abbastanza punti governo per acquistare un ideale. Va bene. Ok, fammi andare qua. Allora, tribal farming che ci dà più uno di cibo, oppure raise tribal army che ci dà una warband. Io farei cibo. Ne potevo fare anche tutti e due effettivamente. Perché non dovrei? Pax.
Così abbiamo queste due cose. Vabbè, io mi sposto con... Qua c'è qualcuno. Cibo, bene. Ma tu c'è il bisogno di cibo. Senza abbastanza cibo, vabbè, se muove da fame. Fishing boats. Dobbiamo costruire. We can, cioè hanno scoperto i pedoni. Io me ne vado. Ah no, potevo fare sta cosa. Mi sono accorto. Possiamo costruire una città o fare riforme locali. Costruisco una città. Ah, devo scegliere dove. Va bene, l'abbiamo costruita qua, perfetto. Vediamo cosa ci serva. Barbari. Non tutti sono lì, no, ammazzo. Fino a qua c'è arrivato anch'io. Vabbè, non li faccio tornare indietro. Basic combat. Vabbè, ma non voglio attaccare nessuno, mon. Mandiamo lo scout qua e questo lo mettiamo indietro. Governamento. No. Hanno una Strange Designs, macchinari e utensili usati in questo villaggio sono insolidi rispetto ad altri. Vabbè, sono insolidi. Vabbè, usiamo per fare improvement points che ci servono. Tanis, vediamo cosa vorranno poi. Tu fai sempre la guardia, scegli una tecnologia. Ah, abbiamo fatto scouting, perfetto, ottimo. Facciamo farming. Facciamo farming che ci serve il cibo. A prescindere, però. Ok. Ah no, così attaccheremo. No, non voglio. Va bene. Continuiamo per di qua. Va bene così lo stesso. Rimaniamo fermi, che ci stiamo espandendo con... Ah, ok, gli errori, quindi quando faccio qualcosa posso farmi tornare indietro, ma tu invece ti porto qui al nord e portiamo in questo tempio. Facciamo Exploration Exp. Ah, okay. È sempre bello. Allora, i domini. Ah no, domain nel... Ah sì, Argo, sì, ho capito. Community Projects, mi piace, lo sviluppiamo. Bene, tanto avremo anche le panzare. Tu rimani qua a guardia e tu vai. Mac, ecco, abbiamo scoperto. Ne creiamo. Azzurro. Buono, e questo abbiamo scoperto noi, molto bene. Abbiamo scoperto, no, le piramidi, sbagliato, scusate, il deserto del Sahara. Va bene, improvements, cioè, se questo è la prima rana, insomma, come voglio ricostruire un campo,
l'anti-incanto, capace del cacciatore. Ok, io seguo il consiglio. Cos'è? Posso promuovere a Nidalee? Ah, mi servono i Warfare Points, vabbè. Allora, che c'era scritto? Di costruire un... ma l'hunting camp io non ce l'ho. C'è Homeland. Vabbè, facciamo full stockpile. Se noi facessimo un miglioramento qui, potremmo fare il pasture di pastore che ci dà la lana e la carne. No, facciamo il pastore, molto meglio, ottimo, molto bene. Allora, torniamo qui, tolgo questo, lo metto qua, perfetto, ottimo. Next. Continuiamo ad esplorare. Questi sono nemici? Non lo so se sono nemici. Vabbè, lasciamo perdere. Ho fatto farming, quindi andiamo per i lavoratori. Attaccano. Cioè, non ci hanno attaccato. Rettifico. Che succede? Ah, si vede la battaglia proprio. Ah, Madonna, benissimo. Vabbè. Bene. Survivalist. Ma io scappo proprio. E adesso faccio survivalist. E spendo un po' di punti, ma non fa niente. Hunting camp lo potrei fare, ma non c'ho i punti, giustamente. Va bene. Tu invece. No, non si può andare più su, vabbè, vai sotto. Tu invece. Vai, passo da qua. E ora di mandare un po' di gente all'attacco. Cos'è Eureka? Mocha performance, qua, c'è un Eureka. Choose technology. Facciamo subito le difese. Avendo ricercato 3 tecnologie su 5, tra 11 turni aggiungeremo metà del bronzo. Appunto. Appena arriva la metà del bronzo penso che mi fermo però. Questo è solo un Let's Explore molto tranquillo, quindi. Voglio attaccare questo campo barbaro. Ok, abbiamo trovato i nemici. Penso che ora attaccheranno. Esattamente. Lui è scappato, ha fatto bene. Ok,
possiamo fare spawnare uno scout. Non sono d'accordo. Stiamo combattendo. Vabbè, sì, il combattimento è quello che è. Però penso che adesso li ho sconfitti. 57esimo esercito dall'inizio. Tu vai qua. Che è spawnato? Ah, sì, giustamente possiamo vendere le teane. No, non devo nemmeno guardare gli acciai. Andiamo un attimo qua. La scout cavalry. La voglio, la scout cavalry. Perfetto. Bene. Mettiamo altri soldati qua. Scegliamo una tecnologia, facciamo. Allora. No, devo ammettere che. Ah no, qua abbiamo vinto. C'è stata durante la battaglia in cui noi attacchiamo. Vediamo qua come funziona. Vabbè, mi è andata come pensavo. A questo punto mandiamo anche gli acieri. Poi curate un attimo. Oddio. In Giappone è nell'età del bronzo. E sti cazzi. Poi c'è stata un'altra battaglia in cui li massacriamo, soprattutto. Bene. Ah, c'è un altro campo qua, ho capito. Tu rimani qua, posso provare un leader e così è. Perfetto. Rimani a guardia. Dobbiamo riunirci. Un altro leader. Torniamo indietro e distruggiamo questo campo. Faremo un grande esercito. Chi sono questi? Abbiamo scoperto i russi. Bene. Ah, possiamo fare un miglioramento. Ah no. Innanzitutto facciamo un town center. Poi con i miglioramenti costruiamo un hunting camp e lo facciamo qui. Perfetto, va bene così. Ah no, dicevo, questi vanno assieme qua. Questi non arrivano. Scegliamo una nuova tecnologia. Ah no, non sa nessuno. Ah no, invece sì, questa qua. Entro 6 turni saremo nell'età del bronzo. Va bene. E appena andiamo nell'età del bronzo, ci possiamo fermare. Attacchiamo qua, vediamo se vinciamo. Veloce, insomma. Ok, va bene. Espansione. Oh, questa voglio vedere. Allora, innanzitutto spawn setter. Facciamo spawnare qua. Oddio,
Abbiamo i nemici alle porte. Facciamo una cosa. Distruggiamo questo campo barbarico una volta per tutte. Perfetto. Studiamo i barbari. Dobbiamo subito tornare indietro perché siamo sotto attacco. Appunto. Lo sapevo. Possiamo far spawnare nessuno. Quiz armi. Qua. Perfetto. Ah, un su un signore della guerra che compigo io. Va bene. Mi sa che abbiamo vinto. Che vedo che siamo tutti qui. Sì, abbiamo vinto. Meno male. Bene, perfetto. Bene, bene, bene. No, dobbiamo riparare questo campo. Allora, i settler, ovvero i colono, io lo voglio mandare nell'entroterra. Perché in questo modo prendiamo questa area di terra. Io penso proprio, ma dove sono quelle colline? Penso che sia proprio adatto. Portiamo indietro le nostre truppe. Fate a guardia voi. Per incontrare i francesi. Io voglio costruire il nostro programma a città, vediamo se me lo fanno. Torniamo indietro. Oh, epoca del bronzo. National Spirit. Va, perfetto. La posso costruire? Ok, qua la potremmo costruire. Perfetto, ok. Allora. C2, noi saremo società di guerriglia. Cos'è questo? O dei naturalisti. Molto interessante questo del National Spirits. Voglio scegliere questo, Wine Dantas, così che sono pazzo. No, no. Puoi costruire tu. No. Che cazzo? Costruiamo un bel porto. Poi un forester e con 8 punti niente. Ancora. Ritorna. Udu. Tu che vuoi? Utility ship. Vabbè. Esploriamo i mari. Scegliamo una nuova tecnologia e facciamo. Community. Allora, vediamo. In questi ultimi turni cosa succede? Va bene, ragazzi. Allora, come bellissima questa città. Tutto bene a questo qua, mi piace. Tornare con lui è tutto così bellino, fatto bene. Cioè, ci può essere anche una crisi. Una crisi. Va bene, ragazzi. Allora, per me il video può finire qua. Siamo giunti all'età del bronzo in 30 turni. I limiti turni sono 60, quindi alla fine siamo giusto giusto a metà. Per me ci sono ottime basi per
per dare fastidio sia a Humankind che a Civilization. Mi trattiene in gioco, mi piace parecchio. Io penso che possa essere una valida alternativa a questi altri due giochi che vi ho nominato. Ragazzi, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace, commentate e noi ci vediamo sul prossimo video. Ciao ragazzi.